fai delle fotografie artistiche? No, intendo, signore. Non fare la commedia. Avanti, dammi quel cesto. Eccolo lì! Perché gli sparano? Quel poverino stava solo pescando. Con macchina fotografica e teleobiettivo. Teleobiettivo? L'apparenza inganna, mia cara. Al signor Compton non sfugge niente. Oh, è un gioco da ragazzi individuare le lenti. Forse fotografava la catapulta dell'idrovolante installata su quella nave da guerra. È un modello adottato dalla marina americana. Vuol dirmi che è una spia? Già. Ma andiamo. Lei si sta prendendo gioco di me. Signorina Finch, dovrebbe aver capito che non mi permetto mai simili libertà. Oh, signor Compton, le do atto che l'inizio sembra alquanto eccitante. Come nelle storie che lei scrive. Ah, ma allora è vero che lei legge i miei libri? Unicamente per dire ai miei studenti di non leggerli. Ma le confesso che sono un pochino delusa. Andiamo, quel povero pescatore è una spia. Per la signorina Finch le spie sono uomini belli e affascinanti. Come lei, signor Manolo. Grazie, signor. Siete proprio strani. Sembrate diffidare l'uno dall'altro. È l'atmosfera di questo posto, signorita. Il canale di Panama attira gente di tutto il mondo. Non ci si può fidare di nessuno, è una città di spie. Oh, la città delle spie. È un buon titolo, lo userò per il mio prossimo libro. E cara signorina Finch, il signor Manolo ha ragione. Questa è una zona pericolosa. Non ho paura. Per 18 anni ho insegnato ai bambini di Chicago i misteri dell'algebra e della geometria. Ora voglio scoprire un po' il mondo. Stasera andrò al cabaret del signor Manolo. Ha promesso di farmi vedere tutto, non è così? Oh, sì, signorita. Chiedo scusa, ho visto un amico. C'è risposta, signor Cabot? Un momento. Dica al capitano che prima farò il mio rapporto. Cercherò di tornare la settimana prossima. Sì, signore. Ehi, Mac, ma che piacere rivederti. E la tua signora? Mi scusi, ma c'è un errore. Oh, mi scusi, lei assomiglia molto a un mio amico, sa? Non me ne voglia. Sono Manolo, il proprietario del cabaret. Ah, ne ho sentito parlare. Lei è nuovo di qui? Sì. Al servizio del governo? Sì, come ingegnere. Le do il benvenuto. Panama le piacerà. È una città gaia, cosmopolita e piena di vita. Verrà al mio cabaret, spero. Senz'altro, grazie. Lei va sempre in giro a fare domande agli stranieri, Manolo? Signor Godley, lei... Che bella sorpresa. Quel signor Godley che era con noi sulla nave, è venuto con lei dall'Inghilterra? Oh, no. Si è imbarcata a New York. È venuto con lei. Oh. Salve, signor Godley. Si è deciso a venire con noi? Credevo proseguisse per San Francisco. È così, infatti. Volerò sul canale anziché attraversarlo, così potrò restare 8 ore di più a Panama. Sigaretta? Grazie, non fumo sigarette. Preferisco la pipa. Molto inglese. E Miss Finch? Perché no, grazie. Anche le donne fumano. Signorina Finch, sta vincendo tutte le sue inibizioni. Congratulazioni. Se stasera verrà nel mio cabaret con un bel vestito rosso, i nostri tropici non smentiranno la loro fama. Non dica sciocchezze. Ho troppo buon senso per essere inibita nel senso comune. E sono troppo pallida per il rosso. Ehi, guarda chi si vede. Quella non è Kathi, la cameriera della nave? Già, la piccola profuga cecoslovacca. Uh-huh. Come mai una cameriera vola sul canale? Sa, mi ha fatto pena e quando mi ha detto che ha cantato nei caffè d'Europa le ho offerto un lavoro. Dovete venire tutti da me ad applaudirla. Chiedo scusa. I passeggeri per la città di Panama possono imbarcarsi. Partiamo subito. Grazie. Benissimo. Ah, mi lasci portare la sua valigia. C'è un bel giovanotto americano sull'aereo. Si chiama Cabot. Ci faccia amicizia e scopra su di lui tutto quello che può. E... prenda questa. E non sia così nervosa. Mentre sorvoleremo il canale dobbiamo ritirare le macchine fotografiche. Oh, per me va bene. Ciò dimostra che lo zio Sam non dorme. Ah, grazioso qui, intimo. Un po' stretto però. Scusi, quel posto è occupato? No, signorina, tolgo subito le mie cose. Mi scusi. Grazie. Oh, signora Halide, come sta? Signor Manolo, bentornato. Ha trascorso una bella vacanza in Europa? Naturalmente. E mi dica, gli affari vanno sempre bene qui? Oh, certo, tranne che per il suo barbiere Felipe. È in prigione, per spionaggio. Dovevo immaginarlo. Perché? Perché quando un barbiere parla poco, la cosa può essere piacevole, ma dà adito a sospetti. Ah. Dottor Grosser? Ah, e così il buon dottore è ancora con noi. Posso dare a lei? Ma certo. Grazie. Un cablogramma per il dottor Grosser. Sono io, signorina. C'è un cablogramma per lei. Grazie. La devo mettere nel bagagliaio, dottor Grosser? No, voglio tenerla con me. Mi scusi, ma il regolamento... I regolamenti. In questa scatola c'è il risultato di un esperimento delicatissimo. Costato mesi di ricerche. Una disattenzione può rovinare tutto. Senza rimedio. Vuol dare a me? Sì, grazie. Allacciare le cinture, stiamo per decollare. Oh, dia pure a me, signore. Grazie. Scusi, ci sono le mie sigarette. Mi dispiace, ma non è permesso fumare. Ok. Oh, è così eccitante. Ecco la nostra nave che attraversa la prima chiusa. Oh, non posso alzarmi. Possono togliere le cinture fino all'atterraggio. Grazie. Si accomodi qui, signorina. È la prima volta che vede il canale? Sì. È un peccato vederlo dall'aereo. Da qui sembra insignificante, ma attraversandolo in nave si può apprezzare appieno questo capolavoro di ingegneria. L'ho sentito dire. Mi dispiace non averlo fatto. Lei era su quella nave? Che cos'è? Niente, grazie. Un piacere. Pensate a quei poveri marinai che erano costretti a navigare attorno al Capo Horda. Se ora potessero vederci. Ah, è stata una grande conquista dell'uomo. In 10 ore da un oceano all'altro. Incredibile. E non contenti lo sorvoliamo. Signorina, per favore, quando arriviamo a Balboa? Tra 20 minuti. Fantastico! Signore. Un numero? Un numero? No, no, grazie. Per favore. Prenda un numero. Grazie, signore. Mister Godley, vuole comprare un cappello? Sì, mi hanno detto che qui fanno dei Panama splendidi. Oh sì, è un artista e da me troverà le migliori sigarette. Non ne dubito. C'è il padrone? Fu Yuen. Fu Yuen in persona dà benvenuto, sir. Come posso servire, onorevole cliente? Signore desidera cappello Panama? Sì. Vuole provare questo modello? Oh, mi scusi, prego. Questo è mio cappello. Signore desidera copricapo per attività sportive, per impegni mondani, oppure cappello di rappresentanza? Mi hanno detto che lei ha molti amici. 1000 amici, pochi amici. Ha molti nemici? Anche un solo nemico è molto. Credo che noi ci intendiamo, signor Chan. Prego. Mio nome è Fu Yuen. Oh, chiedo scusa. Provi questo, signore. Buongiorno, Halide. Buongiorno, Fu Yuen. A Panama, muri hanno anche occhi oltre che orecchie. La prudenza non basta mai. A Washington hanno saputo che ci sarà un atto di sabotaggio quando la flotta passerà il canale domani notte. Sono umile autore di informazione. Ho notato grande aumento di agenti segreti dopo ordine a flotta di tornare in Pacifico. Nulla di più concreto? Spiacente non poter riferire nulla di più concreto. Le do una traccia. Abbiamo saputo che il sabotatore dell'Eldridge Dry Dock, che danneggiò la 403... era agente segreto di nome Rainer. Esatto. Non siamo mai riusciti a individuarlo. È abile, intelligente, ma anche un freddo e spietato assassino. Pensiamo che sia qui. Rainer, a Panama? Spero abbia piccolo indizio di sua identità. Certo. Ecco. Chiama dottore. No. Troppo tardi per dottore. Chiama polizia. È morto. Polizia! Polizia! Fate presto la polizia! Chiamate la polizia! Ma che è successo? È morto! È morto un uomo! C'è un morto? Polizia! Ma com'è successo? È un cliente! È morto un cliente! Che succede? È morto un uomo! Dov'è? Da noi, in negozio! Venga, presto! Fate largo! Lasciatemi passare, avanti! Fammi strada! Lì dentro! Venga! Fatemi passare! State indietro! Indietro, indietro! Sgomberate! È morto? Mentre comprava il cappello, ha acceso sigaretta. Ha aspirato fumo e poi è caduto a terra. Che cosa gli ha preso? Solo cercato identificazione. Fu Yuen! Fu Yuen, che è successo? Mr. Godley. Lo conosci? Certo, l'ho incontrato in aereo. Ma non riesco a capire. È strano. Durante il viaggio stava benissimo. Ah sì, eh? Passaporto diplomatico. È un funzionario americano. Forse lei è una spia e l'ha ucciso. Venga con me. Un momento. Fermo lì. Il mio cappello. Ah. Andiamo. Tu resta qui mentre io lo porto in prigione. Non far toccare nulla, mi raccomando. Mettetelo in una cella più che sicura. Dovete sorvegliarlo a vista. Ricordate che questo cinese è un tipo molto pericoloso. Avanti, chiudi. Avanti. 10 o 7, 10. Avanti. Va bene. Stavolta ti prego lui. Dai, vediamo, coraggio. 11, ho vinto qui i quattrini. Ti do fuori i soldi, su. Avanti. Ehi, ma chi... Ciao, papà. Che gioia rivederti. Ma come sapevi che ero io? Sculacciate frequenti hanno reso familiare anatomia di figlio prediletto. Adesso che hai vinto... E cosa vuoi? Ho vinto regolarmente io. Adesso che facciamo? Ultime informazioni dicevano che tu eri cameriere su nave durante vacanze. Dove è ora nave? Beh, credo sia partita per New York. Spiega tua presenza qui. Stamattina la mia nave ha attraccato a Balboa. Venivo da te e lungo la strada ho fatto alcune fotografie, così per gioco, ad alcune navi da guerra che passavano per il canale. Mi hanno arrestato come spia. Ah, felice uomo senza parenti e uomo senza guai. Ma tu, papà, che cosa fai in prigione? Non posso spiegare adesso. Tu non sai chi e che cosa è tuo padre. Oh, sì, ho capito. Capitano, ora vedrà la spia che ho catturato. Caro tenente, noi apprezziamo molto la sua sollecita. Lo porto subito dal governatore. Ehi tu, vieni con me. Un momento, capitano, e io? Non preoccuparti, forse domani ti fuciliamo. Rainer qui a Panama. Ha indizi sulla sua identità? Sfortunatamente, signor Godley ha raggiunto antenati prima di poterlo rivelare. Peccato. Avanti. Ho il risultato dell'autopsia di Godley. Mi dica, dottore. Concentrazione di veleno nei polmoni. Prego. Veleno chiamato boanide? Sì. Come lo sa? Mortale quando è aspirato con fumo di sigaretta. Allora ha ragione lei. Ha analizzato le sigarette del pacchetto? Contenevano tutte boanide. Quel poveretto non aveva scampo. Bene, dottore. Grazie. Che ne pensa, Charlie? Troppo presto per sapere, ma questo metodo non comune di uccidere porta firma autentica di Rainer. Godley e Rainer giocavano gatto e topo colpisce per primo. Non deve colpire più. La flotta attraverserà il canale tra 18 ore e dobbiamo fare presto. Guardi, Charlie, la nostra flotta è concentrata al largo di Cristobal sull'Atlantico. Per raggiungere la zona d'operazione nel Pacifico, le navi debbono passare per le chiuse di Gatun, di Gaillard, di Pedro Miguel e le chiuse di Miraflores. Ognuno di questi punti può essere pericoloso. Se il meccanismo di chiusa non funziona, nave è come pesce in rete. Molti pesci, signor Chan. Il canale è praticamente invulnerabile da attacchi navali o aerei. Passiamo nelle mani di Rainer finché le navi sono nel canale. Bisogna fermarlo. Non ho bisogno di ricordarle che il servizio segreto militare è a sua disposizione, Charlie. Sono molto onorato, ma per il momento è meglio restare umile venditore di cappelli. Fu Yuen. Sai, papà, mi sembra di tornare ai vecchi tempi. Ma far uscire prole incauta di prigione non deve essere abitudine. No, voglio dire che tu e io lavoriamo insieme a un caso come ai vecchi tempi. Non ero al corrente di questa tua collaborazione. Sei fortunato che ci sia io, ti sarò di grande aiuto. Sarai fiero di me, vedrai, papà. Affretta mio orgoglio togliendoti odore di prigione. Lavati. Che cos'hai lì? Disposizione passeggeri su aereo che ha portato Godley a Panama. Fornitami da capitano Lewis che ha interrogato hostess e passeggeri. Credi che l'assassino fosse sull'aereo? Certo. Da che lo deduci? Prima di partenza di aereo, signor Godley e signorina Finch fumato sigaretta da pacchetto di signor Godley. Nessuno sentito male. Dunque, qualcuno ha fatto sostituzione di sigarette dopo partenza di aereo. E come? Non erano nella tasca di Godley? Sigarette in tasca soprabito di signor Godley, sistemato da hostess su sedile posteriore, accessibile a tutti i passeggeri. Uno dei quali è Rainer. È possibile. Ma sotto quale nome si nasconde? Finch? Halide? Achmed Halide vende sigarette proprio di fronte a te e Godley è stato ucciso da una sigaretta avvelenata. Già valutato fatto. Chi è questa Finch? Una maestra di Chicago. Giovane? Giovane signorina di 50 primavere. Ah. Richard Cabot. Chi è? Ingegnere di governo. Ah, lui è da escludere. E questa Kathi Lenesch? Chi è? Giovane cameriera che ha lasciato nave per cantare a Panama in grande cabaret di signor Manolo. Ha lasciato la nave, sembra una mossa sospetta. Andrò al cabaret per vedere questa ragazza. Tuo padre ha riservato questo compito per sé. Ma non c'è nessuno su cui posso indagare. Chi è il dottor Rudolf Grosser? Mio vicino di casa, scienziato viennese, a camera sopra tabaccheria di Halide. Un momento. Dottor Grosser Rudolf. Vienna. Biologo. Insetti. Grosser si studia nel corso di biologia. È un esperto di malattie tropicali e di epidemie. Lo capisci? Grosser è il nostro uomo. Sa proprio tutto sulle epidemie. Potrebbe provocarne una e propagarla sull'intera flotta degli Stati Uniti. È una prospettiva orribile. È spaventoso. Giusta analisi. Credo che tu devi procedere a investigazioni sul dottore. Ok, papà. Eh? Come? Io? Investigare? Da solo? Con tutti quegli insetti? Oh no, papà. Dottor Grosser. Fuori dai piedi. Mi ascolti, lei deve andarsene da qui o smettere di fare quello che fa. Sto diventando pazzo. Non mi secchi. Pago un affitto alto e faccio ciò che voglio. Ma è pericoloso. No, lei è uno stupido e io non ho tempo per gli shock. La smetta, Grosser. Oggi penso io. È una minaccia? Le consiglio di non provarci nemmeno. Signor Compton, è venuto a dare un'occhiata al mio negozio? Vorrei un altro po' della sua miscela. Oh, certo, si accomodi. Grazie. È rimasto soddisfatto della mia ultima spedizione? Una qualità ottima. Per questo ne vorrei dell'altra. Ne ho una nuova e mi permetto suggerirle di provarla. Però questa è molto più cara. Ottimo, se mi piace gliela comprerò. Me la mandi all'Hotel San Pablo. Gliene sono molto grato. D'accordo. Ah, il dottor Grosser abita qui? Sì, abita qui. Una persona molto interessante. Bene, arrivederci. Arrivederci. 20 topi infetti da peste bubbonica. Peste bubbonica? Ah, papà! Fu Yuen, lei, che bella sorpresa. Molte volte lei ha visitato il mio negozio, ora io rendo visita. Bene, allora festeggiamo, che cosa posso offrirle? È molto difficile per me festeggiare. Oggi Morte ha visitato il mio umile negozio. Ah già, il signor Godley, dimenticavo che il fatto è successo da lei. Ah, e pensare che oggi eravamo sullo stesso aereo. Oh, mi dispiace. Ma signor Godley si è sentito male su aeroplano? Veramente non lo so, ho dormito quasi sempre. Oh, generale, felice di averla qui, ho un ottimo tavolo per lei. Ehi, sei troppo curioso. Avanti, vieni con me. No, cosa vuoi? Lascia. Caporale! Caporale! No, lasciami, non ho fatto niente di male. Che succede, marinaio? Beh, io non sono uno spiomane, ma questa ragazza cerca di farmi sputare informazioni sulla flotta. E che cosa vuole sapere? Vuole sapere a che ora la flotta attraverserà il canale. Ah, sì, eh? Ma questa storia è davvero ridicola. Garantisco io per lei. E lei chi è? Sono Cabot, il direttore della centrale di Miraflores. A me non interessa, lei venga con me. Cosa succede? La polizia. Cosa c'entra con il mio cabaret? Vuole arrestare la signorina come spia. Perché? È una cantante. Già, una cantante che vuol sapere l'ora esatta in cui la flotta passerà il canale. E lei la arresta per questo? Caporale, qui siamo a Panama. Tutti sono interessati al passaggio delle navi. È la nostra vita e la prospettiva dell'arrivo di uno stuolo di navi. È comprensibile che una bella cantante si interessi dei marinai che verranno qui a sentirla cantare. È vero, sorellina? Proprio così. Per questo volevo saperlo. Beh, penso che non ci sia niente di male. Ah, avanti, no, tornate pure ai vostri balli, signori. Posso offrirle qualcosa? No, grazie, sono in servizio. Mi scusi, posso offrirle da bene? Non preoccuparti, non importa. Troviamo un posto tra poco. Signorina Lenesch, so che non è affar mio, ma posso esserle d'aiuto. Di aiuto? Grazie, ma non ho bisogno di aiuto. Lei ha paura di qualcosa. Di che cosa? Sbaglia, gliel'assicuro. Perché lavora qui? Devo guadagnare da vivere. Lei qui è una straniera, per questo motivo le parlo così. Non mi fraintenda, Kathi, la prego, ma non è posto per lei. Questa è piuttosto una taverna. Lo so. Deve lavorare per Manolo. Deve proprio. Per favore, se lei vuole aiutarmi, non mi faccia più domande. Va bene. Grazie. Fuori! Fuori di qui! E non azzardate a rimetterci piede. È un posto di classe, le piacerà. Miss Finch ha mantenuto la promessa. Benvenuta da Manolo. Grazie. È affascinante, ma non sembra un posto di perdizione. Ma allora cercava un posto equivoco, lei? No, santo cielo, ma voglio vedere tutto quello che c'è da vedere. E ha scelto un poliziotto come cavaliere, allora è in buone mani. Le posso offrire un drink? Ma non al bar, preferisco al tavolo. Naturalmente, venga pure con me. Papà, devi venire con me. Buonasera. Come? È evaso dalla prigione? Non necessario, mancanza di prove apre porte di prigione. Questa è nuova, signor Fu Yuen. Come mai lei era in prigione? Cose da nulla, onorevole signore. Cose da nulla? L'arresto per spionaggio, sospetto di assassinio, sono cose da nulla? Oh mio Dio, un'altra spia! Spia, ma chi è? Veramente non so, il tenente parlava di quest'uomo. Non è vero, che dite? Siete impazziti? Silenzio! Chiudete la bocca! È stato uno sbaglio, c'è un errore, lei è una pazza. Ma come osa? Sei stato lei a dirlo. Silenzio! Un momento. Ha visto che ha fatto? Ha creato una rissa. Io? Ma è stato lei! Ha detto che l'aveva arrestato! Sì, l'ha detto. Che fate? Silenzio! Basta! No, fermi! Non lo fate, non è una spia, è mio padre, è Charlie Chan. Sì, è Charlie. Charlie Chan? Il grande Charlie Chan? Oh, che storia eccitante! Signor Chan, sono onorato di avere come ospite una celebrità come lei. Scusami, papà, ma dovevo dirlo. Temevo ti facessero del male. Forse è meglio far uscire gatto da sacco piuttosto che annegarlo. Chiedo scusa. Oh, signor Chan, resti con noi. Avanti, resti, la prego. Lei è mio ospite. Le darò il tavolo migliore, il miglior champagne. Ci parlerà delle sue esperienze. Sia carino, signor Chan. Grazie per vostra immeritata ammirazione. Ma io vorrei il mio impermeabile. Buonanotte. Peccato. È così amabile. Puoi ora spiegare ragione di visita inopportuna? Il dottor Grosser. La sua stanza è piena di insetti, scimmie, tarantole, topi. Sì, lo so, figliolo. Non dormi se abiti di rimpetto a misterioso dottore. Sai che quei topi sono infetti da peste bubbonica. Peste bubbonica? E li userà per infestare la flotta. Devo vedere quei topi. Chi mette le mani avanti non cade mai indietro. Deve sentirsi un po' sciocco, tenente, per avere arrestato Charlie Chan per spionaggio. Tanto sciocco poi no. Mentre era nelle vesti di Fu Yuen, Chan mi ha detto che Godley è morto nel suo negozio. Ah sì? Per questo l'ha arrestato, tenente? Non parlo di questioni di lavoro con estranei. Non preoccuparti di Halide, papà. Stava seguendo Grosser. Quella luce prima non era accesa. Forse il dottore è tornato. Dottor Grosser? Dottor Grosser? Non essere nervoso. Forse è solo quella scimmia. No, non è quella scimmia. Era onorevole micio. Già, lo sapevo che era un animale. Potrei giurare di aver sentito un rumore. Sto dando i numeri. Credo senti tua immaginazione. Stessa fantasia ha creato roditori infetti? Sono spariti. Le gabbie erano piene di topi quando sono venuto a chiamarti. Le luci erano spente. Qualcuno li ha portati via. Contagieranno la flotta. Diffonderanno la peste nel canale. Dovunque. Papà, quel Grosser è il Rainer. Possibile. Colonnello Webster, qui parla Tenente Chan. Chiedo arresto immediato di Dottor Grosser. Topi con la peste. Ma è terribile. Lo fermeremo per interrogarlo. Chiami la sanità che diano l'allarme. Voglio subito qui il Dottor Grosser per interrogarlo. Sì, signore. Niente altro? No, ma un momento, prego. Mi chiami all'Hotel San Pablo, Cliveden Compton. Sì. Prego, richieda subito al console britannico informazioni su Cliveden Compton, scrittore inglese. Grazie, colonnello. Cliveden Compton? Ma che c'entra col dottor Grosser? Solo Confucio sa risposta a tua domanda. Andiamo. E che facciamo adesso? Figlio numero 2 va a letto. No, papà, non puoi scaricarmi proprio adesso. Oh, papà! A letto. Cervello come erba, vuole rugiada di sonno. No, papà, ho una mia ipotesi. Riprendi tue forze per sostenerla. Va bene. Porto via chiave, così dormi più tranquillo. Sogni celesti. Il signor Compton, prego. Il signor Compton? Camera 35. La chiave è qui. Credo che il signore sia fuori. La ringrazio, aspetterò. Bene. Caffè, prego. Tenente, seguo quell'uomo. Cosa? Era sull'aereo col signor Godley. Per me è stato ucciso da uno dei passeggeri. E per me uccideranno lei se non la smette di giocare al detective. Va bene, farò la brava. Grazie della compagnia. Ci vediamo domani sera alla stessa ora? Domani sera non sono di servizio. Manderò qualcun altro. Grazie, molto gentile. Buonanotte. Buonanotte, madame. Che sei venuta a fare? Come mai non sei al cabaret? La stavo cercando. Signor Manolo, ha visto cos'è successo stasera? Io non posso continuare a... Una ragazza senza passaporto non può tirarsi indietro. Ritorna al tuo lavoro. Il signor Rubio? No, signore, no, no. Ho capito, lo aspettavamo ieri sera. No, signore, il signor Rubio non è ancora arrivato. Sei tu, papà. Jimmy. Meno male che hai acceso la luce. Potevo farti male. Antenati si rivolterebbero in tomba. Questa era l'ipotesi che ha dato alla luce il tuo cervello. Già, devo aver pensato esattamente come te, visto che sei qui. Hai anche trovato porta aperta? Certo. E che cosa ha scoperto, mio detective dilettante? Topi di dottor Grosser? Beh, no, ma ho scoperto che Compton è inglese. Eccellente. E da cosa tu hai dedotto? Pensavo potesse essere Rainer nelle vesti di un inglese, ma i suoi abiti sono davvero inglesi, come le sue scarpe e il sapone. E anche questa tabacchiera ha lo stemma inglese, vedi? Oh. Gli inglesi sono molto attaccati ai loro prodotti e tradizioni. Figlio crede che persona intelligente come agente Rainer non sia a conoscenza di questo? Già, non ci avevo pensato. E se si travestisse da inglese? Userebbe proprio tutti questi oggetti. Papà, sta attento. Hai visto chi era? Aveva preso di mira te. Non sono molto contento che figlio rubi tempo a studio per gioco di baseball. L'anno prossimo giocherò da lanciatore. Che aspetti? Mira è già perfetta. Cos'è? Figlio ha anche scoperto il segreto di miscela di tabacco. Chiudi porta. Chi è quella ragazza? Ragazza che si chiama Kathi Lenesch. Ma papà, così si fotografano i detenuti. È anche metodo usato in alcuni paesi europei dove polizia scheda tutti i cittadini. E Compton che cosa c'entra? Questa è una di tante domande che vorrei fare a Invisibile signor Compton. Una mappa militare. Papà, ci sono. Il tabacco viene da Halide. Ho sentito Compton chiedergli una miscela speciale. Halide gli ha detto che era molto cara. Non capisci? Parlavano di informazioni segrete. Compton è Rainer. Halide ha spiato le fortificazioni e gli ha mandato questa mappa col tabacco. Guarda, questo è il canale, queste sono le fortificazioni e questa X è il punto dove colpiranno. Spero proprio che sia così. Come? Se colpissero in zona dove è segnata X, Flotta sarebbe fuori pericolo, fortunatamente. Come sarebbe a dire? Questa è mappa di antico cimitero di Panama. Il vecchio cimitero di Panama? Signor Compton. Signor Compton. Scusi, prego. Cerca documento con sua poco simpatica fotografia? Può spiegare come Compton è entrato in suo possesso? Me l'ha detto stasera al telefono che l'aveva. Me lo avrebbe restituito se fossi venuta qui a rispondere alle sue domande. Che tipo di domande? Non lo so. Ha insinuato che baronessa von Zardas è forse agente segreto? No, no. Verità dà più amicizia di bugia. Sì, mi sospetta perché ho nascosto la mia identità, perché ho paura di essere rimpatriata. Perché? Carta di Europa ora ha perso il suo paese natale? Mi potrebbero espellere. Non ho passaporto. Non mi denunci, la prego. Voglio crearmi una nuova vita negli Stati Uniti. Dimenticare che mio padre e mio fratello furono uccisi per essersi ribellati agli invasori. Non posso ritornare, capisce? Vorrebbe dire la morte o il campo di concentramento. Conosce certo Rainer? E come sa questo nome? Chiedo scusa, ho fatto io prima domanda. È l'agente segreto che ha arrestato mio padre e mio fratello. È venuto anche qui per me. No. In terra democratica è al sicuro da persecuzione. Mi dà la mia carta d'identità? Più tardi. Mia tasca è sicura come cassaforte di banca. Non la mostrerà a nessuno. Posso tornare al lavoro? Sì. Grazie. Buonanotte. Ti sei sbrigato un po' troppo ad accettare il suo alibi. Cattivo alibi è come pesce morto. Tempo lavora contro di lui. Intanto consiglio attenta ricerca per gettare luce su identità di signor Compton. Tu mi conosci, papà. Non mi sfugge mai nulla. Papà? Ma morto? Nessun cuore sopporta pallottola. E che nome c'è scritto sul passaporto? Passaporto e foto dicono Cliveden Compton. Allora non è Rainer. No, che dico, forse lo è. La baronessa l'ha ucciso. Ah, il movente. Per favore, chiama polizia. Pronto? Centralino? Centralino. Non risponde. Salve, signor Chan. Signor Manolo, posso usare telefono per chiamata urgente? Ma sì, certamente, venga. Ringrazio. Il telefono è lì. Polizia militare, prego. Prenda una delle mie. Grazie. Capitano Lewis, prego. Capitano, parla Tenente Chan. Spiacente informarla di morte di signor Compton in Hotel San Pablo. Signor Compton assassinato. Grazie, aspetterò qui. Quando è successo? Probabilmente stasera. Ha sentito lo sparo? Beh no, io sono appena rientrato. Fermo! Dove hai preso la sigaretta? Le ho trovate sul tavolo in camera tua. Perché? Cosa c'è? Queste sono sigarette del signor Godley. Di Godley? C'è il veleno! Signor Manolo, come conosce il segreto che sa solo polizia e assassino? Ma io... Sto morendo, papà. Tutto diventa nero. Credo sia meglio rimandare scena di morte. Sigaretta è innocua. Vuoi dire che non erano quelle di Godley? Accidenti, però. Perché non mi vengono in mente questi trucchi? E Manolo sapeva come è stato ucciso Godley. Rainer è lui. Probabile. Se la pistola parlasse direbbe chi ha cercato di ucciderti. È possibile far parlare pistola? Osservare, prego. Arte balistica prova che pallottola di corpo di Compton sparata da stessa pistola che mirava mia umile persona. Non ci sono dubbi, le due pallottole sono identiche. Segni di canna su pallottola sono come impronte digitali. E questa pistola che ha ucciso Compton è registrata a nome di Manolo, vero? Sì, la polizia lo cerca da quando è sparito dall'hotel ieri sera. Charlie, pensi che Manolo sia Rainer? Può essere lui o complice. Se è così, cosa c'entra Compton? Perché è stato ucciso? Sapremo di più quando avremo stabilito l'identità di Compton. Stiamo facendo tutti i controlli. Potrebbe essere Rainer. O potrebbe esserlo il dottor Grosser. In effetti potrebbe esserlo ognuno di loro. Charlie, la flotta passerà il canale oggi. Dobbiamo assolutamente trovare questo Rainer. Farò mio umile meglio. Questa mappa aveva un significato per Compton o per chi l'ha ucciso, ma a me non dice nulla. La X indica un punto preciso, ma dov'è questo punto? Dobbiamo prendere il sentiero a destra. Signor Chan! Signor Chan! Faccia presto, corra! C'è qualcuno vivo in una delle tombe. Stavo fotografando l'entrata di una delle tombe più antiche quando ho udito un lamento. Sono certa che veniva da lì. Oh, signor Chan, legga il nome. Achmed Halide. Non è il nome dell'egiziano che era con noi sull'aereo? Ma ha udito suono da interno? Chiaramente, come un lamento. Dopo quello che è successo al signor Godley e al signor Compton, ho deciso fosse meglio cercare aiuto che investigare da sola. Molto saggia. Le suggerisco restare fuori e lontano da porta. Come? Ancora tu? Che fai qui? Ah, papà, sono così contento di vederti. Ma è suo figlio. Figlio che scappa sempre fuori come moneta falsa. Sei tutto intero? Sì, papà. E ora avanti, spiega. Quando sei andato dal governatore, ho visto Halide che usciva dal negozio e ho deciso di seguirlo. Ti ha portato qui? Sì. Hai visto il nome sulla tomba? Sì. Bene, adesso è tutto chiaro. Il vero Achmed Halide è morto e questo Rainer si fa passare per Halide. D'altra parte, cosa ha a che fare un vivo con la sua tomba? Il suo ragionamento è logico. Se non consideriamo la nazionalità e la sua probabile religione. Miss Finch ha ragione. Non è eccezionale per egiziano preparare luogo di riposo prima di morte. Ma che usanze schifose. Suo modo di esprimersi è risultato di costosa educazione americana. Halide è entrato in tomba? No. Ci ha girato intorno, poi è sparito da dietro. Ho aspettato quasi un'ora prima di decidermi a entrare. Anche in cimitero, figlio, dimentica antico proverbio di gatta e di lardo. Ma non mi sono precipitato dentro, papà. La porta era aperta e ho pensato di dare un'occhiata. Proprio in quel momento qualcuno mi ha colpito in testa e poi mi ha trascinato qui. Hai visto chi ti ha colpito? No, mi trovavo più o meno qui quando è successo. Ecco, proprio qui. Oh! Oh! Oddio, quasi mi rompo il collo. Sei fortunato, ragazzo. Anche padre è fortunato per salvezza di figlio e per scoperta di tomba nascosta. C'era qualcuno poco fa. Posso scendere anch'io? Ma certo, venga pure. Che cos'è, papà? Abiti troppo moderni per cadavere. Cerca di identificare uomo vivo che li usava. D'accordo, non mi sfuggirà nulla. Oh, signor Chan, venga qui. Guardi. Specchio, matite per occhi, sono tutte cose necessarie per mascherare. Non trovo niente, papà. Le etichette sono state tolte. Charlie, guarda. Contenitore fatto per contenuto molto delicato. Questo è vuoto, non ha odore. Oh. Questo è pieno. Momento. Scatole vuote sempre sospettose, non quelle piene. Che vuol dire, signor Chan? È meglio che vada su. Anche tu, Jimmy. Mi sembra che tu abbia paura. Cosa c'è? Esplosivo. Esplosivo? Scatole vuote indicano che contenuto è stato trasferito in altro contenitore. L'esplosivo che manca deve averlo portato nella zona del canale. Vuole farlo saltare in aria. Sinceramente spero che figlio esageri come sempre. Ah, cercavo qualcosa di eccitante, ma non fino a questo punto. Eccitante? È spaventoso. Che cosa succede? La porta. Non riesco ad aprirla. Papà, è bloccata. Cosa? La prego, faccia qualcosa. Salve. Ok, fatelo rinnovare prima che finisca a pezzi. Salve, serve aiuto? No, 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 grazie. Su, che ti do una mano. No, no! Ecco qua. Ma che hai? Niente. Se rompo quell'affare... Ti licenziano, eh? Sì, signor, sì. Vai in ufficio e fatti firmare la ricevuta. Sì. Ci sta caricando di lavoro e noi fessi lo facciamo. Oggi ho una sete. Mi dà un bicchiere? Sì, signore. Ci vediamo la settimana prossima, se non saremo morti di sete. Hasta la vista. Hasta la vista. Sono usciti stamattina alle 11. Hai idea di dove andassero? Deve essere successo qualcosa, altrimenti il capitano Lewis si sarebbe messo in contatto con me. Anche Chan è sparito. Signori, vi confesso che non so davvero cosa fare. Che ore sono, papà? Le 8:15. Sono passati solo 3 minuti dall'ultima volta che l'ha chiesto. Se sei nei guai, tempo non passa mai. Dobbiamo uscire a tutti i costi. Momento, sono colpi sprecati su serratura. La tomba è stata costruita come prigione. C'è da impazzire, non sappiamo dov'è quella roba né quando esploderà e ogni minuto che passa... Griderò ancora, se pensi che serva. Se grida non hanno attirato nessuno di giorno, molto più improbabile di notte. Signor Chan, avrei un'idea. Può sembrare folle, ma... Linea di divisione fra follia e saggezza è difficile vedere in tomba buia. Forse potremmo prendere un po' di quella nitroglicerina e usarla per uscire di qui. Ma sì, papà. Potremmo usare uno di quei contenitori e una candela come miccia. Calma, è idea coraggiosa, ma sicuramente preferibile incontrare antenati con aspetto riconoscibile. Scommetto che ci riesco. Momento. Arriva qualcuno. Silenzio. Ma se non gridiamo se ne andrà via. Shh, shh. Spegnete a candele. Mani in alto. Eccolo là! Signor Chan! Signor Chan! L'hai preso, Charlie? Io non ho sparato. No, nemmeno io. Avevo paura di colpirvi. Molto strano. Ah! Dov'è, signorina? Qui! Che è successo? Qualcuno ha sparato due colpi e mi è passato vicino. Do un'occhiata. Un momento, prego. Identità di vittima ci fornirà indizio. Manolo! È morto? Sembra proprio di sì. Oh, signor Chan, è il terzo che se ne va con questo. Il terzo passeggero dell'aereo. Che c'è, papà? Importante trovare immediatamente il telefono. Pronto? Oh, Charlie, dove si trova? Che è successo? Non c'è tempo per spiegare. Fermare flotta non deve entrare in canale. È impossibile. La flotta ha iniziato a entrare da 4 ore. Allora faccia perquisire centrale di Miraflores per cercare esplosivi. Ho capito. Controlleremo ogni centimetro. Ci vediamo lì. Datemi la centrale di Miraflores. Governatore. Tutta la flotta è nel canale. L'unica speranza è scoprire dove Rainer ha messo gli esplosivi. Abbiamo controllato ogni centimetro, ma non c'è traccia di esplosivi. Gliel'avevo detto che qui non c'erano bombe. Come potevano portarcele? Non ci saremmo sbagliati. Non c'è alcun dubbio. Spero davvero che sia così. Strano che il governatore non sia ancora venuto. Fai in ritardo. Come mai sei qui? Mi hanno mandato a prendere dai soldati. Ma chi? Perché sono in arresto? Non ho fatto niente. Nessuno è in arresto per ora. Ho pensato a portare qui tutti i compagni di viaggio di Godley per interrogarli. Ma perché qui? Pazienza porta a conoscenza. Oh sì, è vero. Papà, è meglio uscire da qui. Non hanno trovato nulla e possiamo saltare in aria tra pochi minuti. Saltare in aria? Ma cosa dice? Perché siamo qui? Signor Chan, cosa succede? Il governatore. Chiedo scusa, il dottor Grosser mi ha trattenuto. Avete trovato esplosivi? Sfortunatamente no. Precauzioni non sono mai eccessive. Suggerisco evacuazione immediata di edificio. Fate uscire subito tutti. Sì, signore. Tutti fuori, sgomberate. Dolente, ma devo chiedere al gruppo di restare. Ma lei è pazzo. Se c'è un vero pericolo, non li può far restare qui. Purtroppo è necessario per salvare Canale di Panama. Sa cosa sta facendo? Se qui c'è una bomba, sta assassinando degli innocenti. Pochi minuti fa, signor Cabot aveva molti dubbi su esistenza di bomba. Beh... Almeno lasci andare la signorina e l'altra signora. Grazie. Restate dove siete. Siete tutti sospettati di voler annientare flotta in momento di crisi internazionale. Uno tra voi è famoso maestro di sabotaggio conosciuto col nome di Rainer. Solo Rainer sa dove nitroglicerina è nascosta. Solo Rainer conosce l'esatto momento di esplosione di bomba. Solo Rainer può salvare ora sua vita e vostra vita. E se lui non lo fa? Se a lui non importa niente di morire? Ho considerato possibilità. Ma potrà aspettare minuto per minuto, secondo per secondo, sapendo ora esatta in cui esplosione gli farà raggiungere suoi antenati? È lui, Rainer. Non userà solo gli esplosivi, ma un'epidemia, una terribile epidemia. Quest'uomo è pazzo. Sì, è vero. Ho fatto esperimenti con virus e sui topi. Senza permesso di autorità? Sì, ma quando ho scoperto il furto dei topi, non ho esitato a fare il mio dovere. Stasera ho riferito tutto al governatore. Sa tutto. E accuso proprio lei di averli rubati. Chiunque l'avrebbe fatto. Lei li ha eliminati. Certo che l'ho fatto. Un momento, prego. Ora spiegherà tomba in cimitero e sue frequenti visite lì. L'ho comprata anni fa come mia ultima dimora. Tempo fa ho saputo che vi si recavano altri. Veniva usata per nascondere qualcosa e ho sospettato che lui fosse Rainer. E come sa lei di spia chiamata Rainer? Il signor Compton del servizio segreto britannico era qui alla ricerca di Rainer e si è rivolto a me per avere delle informazioni, ecco perché lo so. In nome di Dio, signor Chan, ci faccia uscire! Insomma, lasciate interrogare questa gente altrove! Resteremo tutti qui. Lei è un folle, morirà con noi! Preferisco correre rischio per aiutare flotta di mia nazione adottiva. Fatemi andare da mio padre. Non potete lasciarlo lì. Fatelo uscire. E insomma, facciamo qualcosa. Siamo 3 contro 1. Possiamo farcela. Restate dove siete, signori. Signor Chan, sia buono. Noi usciamo. Restate dove siete. Dottor Grosser, Halide, facciamoci sotto. Getti la pistola, signor Chan. Si sbrighi. Via di mezzo. Si tolga dalla porta! E che nessuno si muova! Un momento, signorina Finch. Una donna. E lei? È proprio lei! Crede di aver vinto, signor Chan? Si sbaglia. Morirà con me. Sbaglia lei, signorina Rainer. Spiacente rubarle momento di trionfo. But time bomb without electric arteries cannot speak. Gosh, Pop, you mean there wasn't any danger? No danger. Infernal machine rendered harmless before arrival of suspects. Forgive trick of terror, but trick necessary to force Rainer to betray identity through fear of death. Miss Rainer, reputation for cleverness not exaggerated. Our timely arrival in cemetery today prevented cold-blooded murder of favorite son. Gosh, Pop, you mean me? Knowing Captain Lewis and self about to find son, Lady cleverly led us to him. Knowing at the same time she was planning to lock us in tomb. But she locked herself in too. Proving superior intelligence. Knowing explosives already on way to canal, had only to wait with us in tomb and provide self with unbreakable alibi. But like actress intoxicated by success, Lady overplayed part. When speaking of blasting way out, she thoughtlessly used word nitroglycerin. When humble self had not revealed nature of explosives in container. Ladies, gun, please. Too late now to punish your confederate Manolo for murder of Mr. Compton and Mr. Godley. But science of ballistics will prove that bullets which killed Manolo in graveyard tonight were fired from this gun. Take her away. Baroness von Zardas need have no fear. Betrayer of loved ones will now receive just punishment. That's a great sight. Intelligent defense of nation, best guarantee for years of peace.